Siamo davanti alla sede di quella che fino a qualche giorno fa era la casa dell'Aset Holding. Ora Aset Holding è stata insomma inglobata nell'Aset SPA e da ieri, dal 31 di marzo, ha preso vita il nuovo soggetto. Questi due anni sono stati due anni impegnativi, due anni e mezzo impegnativi, in cui si è voluto non solo amministrare ma anche investire. Allora, è stato un percorso lungo arrivare fin qui, però carico di soddisfazioni per voi. Beh, sicuramente sì, è stato un percorso che ha portato la holding alla fusione. Il contributo, sono convinto, della holding che sia stato fondamentale, e contestualmente in questo percorso, appunto, che anche abbastanza difficile, della fusione, sono state portate avanti tutti quei servizi, ma senza preoccuparsi solo dell'ordinario ma anche dello straordinario, cioè vuol dire l'implementazione di nuovi servizi. Mi riferisco al censimento degli impianti termici, mi riferisco al grande investimento fatto al cimitero degli Ulivi con l'impianto di cremazione, e mi riferisco anche al nuovo ufficio clienti Prometeo qui in via Nolfi, a due farmacie aperte in questi anni, gli interventi fatti Stazione e Cantiano, agli investimenti fatti sulle aree di sosta. Cioè, quindi non ci si è limitati, mi piace dire, alla gestione dell'ordinario, ma si è guardato avanti e al futuro. Ecco, ci sono competenze che confluiranno in Aset SPA, di cui insomma si prevede un arricchimento sostanzialmente di tutto quello che è poi il servizio che gestisce la nuova Aset. Ma è una ragione della fusione. Aset SPA ha sicuramente bisogno di un innesto di competenze e di, diciamo, anche gestione delle società, perché sono società interamente pubbliche, sono società sottoposte al controllo e al coordinamento del Comune di Fano, però sono società che si muovono sul mercato, ci sono dei servizi a mercato, sono tanti se si sommano, e anche molto delicati in un contesto di continua variazione dove il legislatore non perde occasione di entrarci, ovviamente anche perché sono rivestono un interesse economico notevole. E Aset Holding, proprio sull'elasticità e la capacità di adeguarsi alle mutevoli leggi che cambiavano, penso che sarà questo il grande apporto. Molti in tutti questi anni ha svolto anche il ruolo di stazione appaltante, quindi sicuramente un innesto importante, un arricchimento, una chiara volontà di questa amministrazione per potenziare questa importante società. Perché è stato così lungo e faraginoso arrivare a questo momento? Che cosa c'è stato nel percorso che forse non è andato come si poteva immaginare che andasse? Ma il quadro normativo non ha aiutato, perché faccio un esempio: l'ultimo intervento della riforma Madia, la 175, poi è stata poi resa ancora non in vigore, incostituzionale nelle procedure, cioè abbiamo lavorato in mezzo a un mare in continuo movimento e su materie delicate, quelle che sono diciamo le interpretazioni normative anche su la qualificazione dei beni del patrimonio, e quindi insomma il dibattito è stato soprattutto concentrato sull'incorpora chi e sulle eventuali conseguenze. In tutto questo Aset Holding si è sempre dimostrato un po' con i nervi saldi, no? E diciamo, abbiamo avuto anche delle fratture. Io ricordo la presidente Susanna Testa che si è dimessa, quindi insomma si è sempre cercato di tenere la schiena dritta, però convinti della bontà del risultato finale, cioè la volontà di consegnare alla città una società più forte, più capace, più patrimonializzata, perché Aset Holding porta
fa sì che si triplica il patrimonio, il capitale della società, e quindi tutto va a beneficio della città, ecco via. Allora, lei e i suoi colleghi adesso affronterete nuove sfide, c'è un cambiamento anche così proprio di ordinarietà. Che cosa si porta dentro di questa esperienza vissuta qui in questi anni? Ma prima di tutto un rapporto umano con tante persone che si confrontano in una platea di servizi molto ampie, quindi ci vuole anche capacità, competenze, un rapporto, una società a misura d'uomo, la Asset Holding sicuramente, anche per il numero più ridotto rispetto alla SPA. Ormai siamo su 43, la SPA è sopra 250 dipendenti, quindi sicuramente è più difficile, per carità, la gestione. Ma in più, mi porto dentro e con me, insomma, l'attenzione e la difesa, questo lo voglio dire perché è sempre stato un po' il mio crucio, e anche la giustificazione della mia presenza, dell'agire, ecco, la difesa del bene comune, del patrimonio di tutti noi, perché se la holding ha, come ha, le reti, ha avuto le reti, le ha avute dal comune, perché comunque quelle sono beni comunali, ceduti perché la legge lo consentiva per una gestione più flessibile, più elastica, che permette una SPA. Però sono beni comuni che in tanti anni si sono prodotti. E io penso che questo sia un patrimonio che non poteva, non potrà e non deve essere disperso, e va difeso. Ecco, questo mi porto la coscienza a posto di aver fatto di tutto per difenderlo. Ecco. È stato il ruolo di consigliere in questa società, come lo avete interpretato, voluto e insomma attuato? Sì, certo, come è noto io rappresento una lista di cittadini, la Fano dei Quartieri, dunque diciamo l'inserimento del civismo all'interno di una società partecipata così importante della città sicuramente mi ha fatto piacere da un punto di vista personale, quello è indubbio, dunque anche la fiducia che mi è stata, diciamo, concessa da parte dell'amministrazione. Sicuramente una bella esperienza, positiva in un momento difficile, cioè abbiamo gestito un passaggio estremamente delicato che ha portato alla fusione di queste due importanti società. Non ci nascondiamo, sappiamo tutti che siamo, diciamo, subentrati in un momento difficile, forse anche di eccessiva litigiosità, che io ho sempre ribadito e detto che conflitti e litigiosità all'interno di queste strutture poi andavano di fatto a penalizzare il cittadino, che noi abbiamo sempre avuto a cuore cercare di preservare. Di conseguenza in questi anni siamo soprattutto soddisfatti di aver portato a termine questa fusione che, ricordiamo, purtroppo ha visto anche dei fallimenti da parte di altre amministrazioni, dunque si completa un ciclo che era la nostra mission e che riteniamo di poter aver assolto, e oltretutto, ecco, ci pregiamo di averlo fatto con uno sguardo di civismo, di società civile, di cittadini che entrano all'interno delle istituzioni e portano sicuramente il loro contributo. Ecco, vi siete mai sentiti un po' il peso addosso di dover interpretare e attuare una volontà popolare, qualcosa che insomma la gente vi chiedeva? Sì, no, sicuramente non è facile perché nella dinamica delle cose ci sta la discussione, ricordava il Presidente anche i momenti difficili che hanno portato anche le dimissioni della Presidente Susanna Testa, la quale voglio ringraziare perché comunque il suo contributo, anche lei venendo da una lista civica, dunque rappresentante del civismo, è stato fondamentale. Sicuramente le discussioni, i momenti sono stati molto delicati, ci sono stati dei momenti di tensione dove ci siamo anche visti un pochettino forse sbattuti eccessivamente sulle pagine dei giornali. Però diciamo ci sta, la partita era importante, era importante non mollare, portare diciamo alla fine di questo percorso che si è concluso. È stato difficile, però diciamo allo stesso tempo è stata sudata, ma è anche gratificante sapere di essere arrivati in fondo. Insomma.
Allora, in questo scenario c'è chi è sicuramente più navigato, più di esperienza, più di, insomma, così, lungo corso. C'è chi invece inizia anche una nuova avventura. Questo è stato un momento importante per lei. Certo, è stato il mio primo incarico come amministratore pubblico, pertanto è stata una bellissima esperienza. E io sono della lista civica di Noi Città, di Massimo Seri, quindi sono stata molto contenta di essere stata candidata per questo nuovo incarico. E che dire, un incarico che ha portato, diciamo, a conclusione un atto di fusione che è stato un po' sofferto tutto, però insomma alla fine sono molto contenta perché è stata anche la volontà della della proprietà di concludere questo atto di fusione. Ecco, siete stati un po' la cassaforte di un tesoretto che adesso qualcun altro si ritrova. Questo è un bel modo per lasciare i conti a posto. Certo, è una cosa positiva oltretutto, no? Lasciare, diciamo, un qualcosa di positivo alla città, qualcuno che continuerà poi comunque quello che si è portato avanti fino adesso, pertanto sarà un continuo, non penso che una cessazione, non l'ho mai vista come una cessazione, l'ho vista sempre come una continuazione e sicuramente porterà anche, diciamo, dei benefici. Fiduciosa, allora come ho chiesto agli altri, insomma, cosa si porta dentro, cosa le lascia e cosa le ha portato personalmente questa esperienza? Ma io, allora, mi sono, diciamo, è stata la fine di un percorso iniziato da altri e penso di aver portato un po' di pace all'interno, per cui sono contenta, insomma, di aver concluso questa vicenda. Fate un po' da mediatrice. Da mediatrice, sì, ecco, esatto. Da pacere. Mi piace questa cosa perché un po' rispecchia il mio interiore. Anche perché poi comunque era un volere che secondo me l'hanno voluto anche i cittadini, perché se la proprietà rispecchia, diciamo, la volontà dei cittadini, quindi perché non ascoltarli? Mi sembra giusto, insomma, essere... cioè confrontarsi con i cittadini è quello che poi dopo porta, diciamo, a una conclusione, ad avere, diciamo, una soluzione anche per tutti, insomma. Io ritengo che la cittadinanza deve partecipare e deve comunque in qualche modo essere partecipi, portare il proprio contributo per avere un qualcosa di tutto, cioè di tutti insieme, insomma. Questo è il mio pensiero.